Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto: "Io sono contento della mia squadra di governo. È una squadra coesa in cui tutti i ministri, in una condizione emergenziale, hanno lavorato con grande impegno. Il PD non pone il tema del rimpasto, ma di rilancio dell'azione. Su questo ci ritroviamo assolutamente. Non avverto assolutamente l'esigenza di un rimpasto." I contagi da coronavirus continueranno a salire, però lo faranno in modo graduale, con una crescita controllata attraverso tamponi e sorveglianza. Lo ha detto il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, precisando che i focolai saranno tantissimi. Ci sarà anche una sovrapposizione con le sindromi influenzali, ma non dobbiamo preoccuparci. La seconda ondata che vivremo in tutto il mondo difficilmente sarà come quella di febbraio e marzo. Il certificato medico per il rientro in classe senza la prova del tampone è inutile e dannoso, ne è convinto il presidente della FIMP Paolo Biasci, che replica così alla richiesta dell'Associazione Nazionale Presidi di rendere obbligatoria, dopo un'assenza superiore a 5 giorni, la presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola. Per Biasci si tratta di un adempimento burocratico già cancellato in molte regioni, che potrebbe tornare a complicare il lavoro dei medici e la vita delle famiglie. Trenitalia si è preparata ad affrontare l'apertura delle scuole, incrementando le corse regionali su tutto il territorio nazionale, circa 6.800 al giorno. L'offerta di Trenitalia è in grado di soddisfare la domanda delle linee guida sul trasporto pubblico locale che consentono un riempimento dei mezzi pubblici fino all'80% della loro capienza massima, ossia quella che conteggia i posti seduti e quelli occupabili in piedi nei vestiboli e negli spazi consentiti.